te largueremos mais. Troppe cose insieme. Abbiamo fatto troppe cose insieme. Oddio, facciamo sempre sfide del saggio. Fare questo video che guardate cosa ci aspetta. Patatine, patatine, I got the power, got the patatina. Ma io e Nancy siamo molto amanti delle patatine fritte, cioè we love patatina free. Ha fatto fritto, insomma. Freeze patatina chips. Comunque amiamo troppo e potremmo vivere solo di patatine fritte, questo è poco ma sicuro. Quindi se qualche volta ci volete ricattare qualcosa, offriteci patatine e noi vi diremo tutto. Siamo qua per fare il video di assaggi Tiger, perché siamo andati da Tiger e vi abbiamo fatto sia il video di tutte le cose che abbiamo comprato, andate a vedere il video, vi abbiamo fatto la ricettina di Halloween e adesso finalmente possiamo mangiare tutti gli snack di Tiger strani. Abbiamo comprato un sacco di cose strane, abbiamo scelto tutti quelli senza olio di palma. Quanto vuoi che tu ti prego rifallo. È vero, c'ha tante cose con olio di palma, grassi vegetali, robe schifose. Noi quindi in questo video vediamo anche dei suggerimenti utili su cosa comprare senza olio di palma. Se proprio volete una schifezza, uno snack, almeno ve lo mangiate senza olio di palma. Ancora dobbiamo assaggiare, quindi chi può dire? Vabbè, non c'è l'olio di palma, però di sapore non sappiamo se fanno schifo o no. Siamo strane. Vabbè. Le patatine. Sì, dai, lasciamola alla fine. Dai, ma io ho fatto sto video solo per mangiare le patatine. Certo, perché non avevo mangiare le patatine. Allora, iniziamo, sto passo per tutte le cose. Allora, io dico, scelgo io quello che secondo me è più schifoso, okay. Questo. No, beh, guarda che c'è un altro che dopo fa ancora più schifo. Comunque, tu hai scelto wasabi, peanut snack, praticamente sono delle palline che non ce l'ho di palma, però ci sono tanti schifezze dentro e sono verdi, quindi io odio wasabi, quindi immaginate che felicità di mangiare le noccioline con wasabi. Che buon odore! Oddio! Oddio! Ma è muffa, ciò sono verdi, c'è la muffa dentro. Mi c'è l'odore di morto. Guarda queste palline sono belle, dai, assaggio. Una sola, ma te ve ne dai! Il gioco devi mangiare abbondanti, non fa quella. No, tutte una, sì, muoio con tutta sta puttana. Allora, 5 palline, 5. Io tengo 10. Dai, togli, mettine 5. Metti questa grande riprendi, dai. Io te la lo faccio. Il gioco è mangiarne 5 tutte Madonna assieme. Mia, mi sento male. Via. Si vedono. Vai. Via. Vai, è caduto. Madonna! È l'inizio! È strano! Penso di non aver mangiato una cosa così. Tenevo il raffreddore e mi ha aspettato tutto naso! Cioè, all'inizio è come una mappata, poi dopo però. No, non ne voglio più, ma qui quando se ne mangiare? Non buona! No, perché quando te le metti in bocca c'è cioè questo sapore di wasabi piccantissimo. Però poi dopo si smorza. Qualcuno è piccante e qualcuno no. Ecco, e che ha fatto quella volante? Io no, a me no, ce n'era solo una. E le altre 5 l'hanno mitigata. E allora mangia più quanto non è. Io ce la faccio tu. Oh, per me 6, perché comunque è buono, non è non buono, però è bastardo, perché bene buono sta. No, per me voto 5, perché sì, perché mi aspettavo ancora più schifoso, invece alla fine si può mangiare, dai. Secondo snack, questo mi piace, secondo me. Chissà, perché comunque sono robe strane, questo Orient Snack, cioè sempre piccante, dentro ci sono anche pepe, peperoncino, tutte robe. Quindi secondo me io voglio uno senza pepe, dai. Anche questo ha un ottimo profumo. Oddio. No, questo è peggio. No,
sia. Ci sono tanti, ma farà male. Ci sono tanti, diciamo, forme diverse a forma di palla. Io immagino che quelli rossi siano quelli più piccanti. Secondo me ne dobbiamo provare uno di ognuno. Ah. Dai, apri la mano. Che guai, due, questo. Tre. Ma questo che è? Tre. Sembra una cacca di dinosauro. Questi così. Vai. Uno dopo l'altro. Dio, ma è una gara a morire prima. Alcuni fanno schifo. Vediamo il rosso, non è il rosso è buono. Non sa di niente. Che cazzo fanno? Che delusione, non sa di niente. Squadrati. Forse meglio. Allora, questo video si chiama assaggi snack, non è che ci dobbiamo mangiare l'intera busta di snack. Questo qua è proprio buono, questo qua. Vale. Questo è tipo l'uovo di dinosauro. Ma dai. Tutto sommato, non sa, c'è la mamma. No, è proprio che la mamma. Per me voto a quelli che ho detto 6, questi 5, perché sono più buoni quelli a wasabi, almeno sanno di qualcosa. Io ci do proprio 4. Non sanno di nulla. No, sanno dolce. Sono dolci. A me la roba dolce non mi piace. Un po' l'acqua, ma non so. Ragazzi, beviamo un attimo, aspettate. Ci sono venito l'acqua. Continuiamo? Mettiamo dolce e salato, dai. Madonna mia. Mi piace la confezione verde. È bellina la confezione, la verità. Cioccolata. Sì, ma io mi ho mangiato le nocciolino. Questo sì che è un buon profumo. Yeah, quanta cioccolata, sono piena di cioccolata. No, un cioccolato buonissimo poi. No, ragazzi. Buone, no? Buone. Scusate se vi parliamo mentre mangiamo, però so, cattiva educazione, però. Cattiva educazione, però noi siamo scostumate, infatti. Lei. C'è molto cioccolato sopra, e sono molto croccanti. E poi no, guarda, fai che... Bravo. Per me, 9. Io 8. 9, 9. Lo sai perché? No, perché alcune galette di cioccolato sono ancora più croccanti. Invece la galetta di riso sotto è un po' troppo morbida per i miei gusti. Io voglio quella che ti fanno male i denti, capito? Ma sta già mangiando tutto perché? Sì, è la legge. C'è un po' di wasabi, guarda. Ma mi schifo con wasabi. Dai, mangiatelo. Ma quello è capace, ragazzi. Wasabi con galetta al cioccolato. Yummy! Yummy! Adesso, ragazze, procediamo con... Pepe. No, che procediamo col pepe? È sputato in faccia, ma è schifo. Vabbè, acqua santa. Cayenna, pepe di Cayenna, puro. Ma sei scema, che me ne faccio di sto pepe? No, il pepe si mette tutte le cose. In bocca il pepe puro, mi mangio. Esatto. Ma non posso. Questo ha un profumo... Dai, profumo e poi... Dai, forza, siamo stati piccantissimo. Facciamo cioè, così. Già mi sento il piccante in bocca. Mettiamo nella mano un po' di polverina. Nella manina un po' di polverina. Devi leccare tutta. Così. Uno, due, tre. Come cavolo è piccante. Che buono. Ti leccami pure. Oddio, ma è fatticcio. Qua. Dici una nocciolina. Pepe di Cayenne super potentissimo. Non vedo l'ora di provarlo ovviamente sui piatti. Non ho mangiato puro, comunque sto andando a fuoco. Ma a parte questo, per me è un bel 8, perché è buono, è super concentrato e peruso. Io gli do 7. Dopo perché non ti piace il pepe? No, mi piace super sopra le cose, non così puro. Adesso assaggiamo questi. Questi sono dei, non so, dei snack a cipolla dovrebbero essere. A cipolla. Sì, a me non piace la cipolla. Sì, va bene, fai tipo eruttivo. Sono digeste. Sì. Sì, mamma, non ho capito. Non potevi prendere dei crackers? No, c'erano solo la cipolla. Cosa vuoi da me? No, che schifo, il crackers a cipolla. Dopo la cioccolata e il peperoncino ci sta bene. Allora. No, mamma mi parla genovese. Mamma mia, non si può. Ragazzi, quanta cipolla sta sopra? C'è un filo di cipolla. Non è male, dai. Anche un po' duro. Stanno cadendo i denti. Mamma mia. È secco. Ma non scappa.
aspetta, sto morendo. Voto per questi snack a cibolla per 2-4. Io 2. No, ragazzi, troppa cibolla e troppo duri. C'è tutta la dentiera praticamente. Ma quando arrivano le patatine? Prima della goccia, come si dice? Gira sulla torta, la goccia è fatta a boccare il bacio. Non c'è niente, goccia. Questi cosa sono? Sono dei pinenuzzo. Cioè, praticamente dovrebbe essere tipo delle noccioline, dei pinoli, delle robe. Dovrebbero essere buone. Vabbè, allora questi dovrebbero essere normali. Non è che c'è la cipolla pure qua dentro. Ma devi mangiare sempre molti. Tutti sti cosi. Certo. Oh, ma non so, pino sottondi invece di essere nei pinoli. Ma tipo riso soffiato. Però. Vai. Buone. Buone. Buone la pigna. Buone. Questi sono proprio buoni. Buone. Allora, questo si fa così e si finisce tutta la busta. Buoni. Non sono come pinoli normali, sono più buoni. Sono più intensi come sapore. Voto. Voto. 8. 9. Sì. Sì. Patatine. Ciao, io sono una patatina. Allora, potato chip, sweet, salt and joy. Ah, no, c'è ancora questa altra schifezza. Ah, è vero, le calecca. E questo ce lo devi assaggiare, devi assaggiarlo tu. Perché io pure tu te lo devi assaggiare? No, io lo leggo dalla parte. Nel video quello degli acquisti ho mangiato io quell'altro lecca lecca a fragola, quindi adesso questa è sapore liquirizia, quindi sarà ancora più saporita. Poi soprattutto dopo i pinoli, le robe, il poi soprattutto che odio la liquirizia. Pensa che non mi è mai pensa che sono mia. Mezza lingua corrosionata dal pepe di cayenne, vabbè. L'altra mezza da wasabi. Vado? Vai. Schifo. Vedi la lingua, si fa nera. Assaggia, vedi. Ma che schifo è? Mamma mia, voto secondo me 0. 0 spaccato. È una roba dell'inferno, ma che schifo. E allora? Patatine! Troviamo come sta? Giusto sono, sempre a cipolla. Ma può darsi anche che noi siamo molto esperti di patatine, noi siamo molto severe. Adesso aspetta, prima che si mangiano le patatine, io sono un'esperta. Fai così, così. Shakerà. Shakerà tutto il sale. Vai. Voglio molto sale. Oh, ti dovete le porti? Allora le sto facendo vedere. Patatini. Appena le aperte sento quell'odore di olio fritto. Mi odore di cellulite. La cellulite. Ti aspetta, mangiati la patatina. La cellulite ti aspetta. Oddio, belle. Le mie patatine. La sfida è mangiarne molte tutte assieme. Vabbè, ma per dire come sono, io penso che le dobbiamo mangiare tutte. Noi le mangiamo tutte. Voto? 10! 20! Sono buonissime, sono doppie doppie. Sono piene di olio, proprio un po' per... Ah, cellulite, bene. Ogni tanto ci vuole, dai. Allora noi adesso, ragazze, mangeremo tutte le patatine. Comprate queste patatine, sono troppo buone. Noi le compriamo e ci compriamo tutte noi. Le dobbiamo mangiare tutte perché ci può essere qualcuno che può dire ma non è vero che l'avete mangiate. Allora noi per dimostrarvi che invece è vero le mangiamo tutte. Noi siamo corrente e ve le mangiamo tutte per l'educazione, perché vi facciamo vedere così la busta vuota. È brutto spiegare il cibo. No, è brutto spiegare il cibo, ma soprattutto è brutto prendere in giro la gente. Noi siamo onesti. Ma onesta. Quindi ci mangiamo tutta la busta di patatine in 2 minuti. Quelle prendi quelle sotto, perché sono piene di sale e olio. E la coppa, non semplice mangiamo, ok? Ah, sì. Oh. E non ci lasceremo mai. Troppe cose insieme. Abbiamo fatto troppe cose insieme. Toglieteci tutto, parole e patatine. Oddio, facciamo sempre questi video di assaggio. Comunque un video di patatine, perché mangiamo solo patatine per 10 minuti. Sì. Basta ragazzi, ci dovete mettere tanti like per questo video, per questa proposta se lo volete. Se non diciamo tanti like lo facciamo, andiamo al supermercato e compriamo tante patatine di tutti i gusti possibili e immaginabili. Ovviamente senza olio di palma è buone, perché noi ci teniamo comunque alla salute, ovviamente. Compriamo tutte queste patatine, vediamo quale assaggiamo e vi diciamo tutte le patatine.
carne del mondo, sì, quanto più buona. Sì, dai, sì, dai. Mi prego, mettete un like. Lei non me le fa mangiare male, vado a dire. Ciao, facciamo questo video. Quindi questo è tutto, ragazze. Aspetta, se no ora le patatine dei denti, pure io. Lasciateci un like per il coraggio. Abbiamo mangiato un chilo di schifezze. Vero. Quindi supportate il nostro pepe, le robe, il wasabi, mi raccomando. Hai visto? Anche gli snack schifosi possono essere mangiati. Questo abbiamo dimostrato. Ciao! Qua c'erano le patatine e qua non ci sono più, finita! E Dezzy ne vorrebbe un'altra.